Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Milano Pavia TV. Oggi è lunedì, è il 15 luglio. Vediamo i titoli dell'edizione Milano. Una giovane mamma di origine marocchina ha patteggiato 3 anni per violenze nei confronti del figlio. Lo aveva ustionato con il ferro da stiro per punirlo perché era tornato a casa con i pantaloni rotti. Era stato messo ai domiciliari un componente della baby gang di Abbiategrasso. Per lui evadere è stato facile. Uscito di casa, ha rapinato e accoltellato un ragazzino. Adesso è stato portato in carcere. Dramma a Sesto San Giovanni. Un 93enne ha ucciso la moglie di 90 anni. Lei voleva portarlo in una casa di riposo. Lui, annebbiato dalla demenza senile, credeva che la moglie avesse un amante. Primo giorno con biglietto a 2 euro per le metropolitane milanesi. Più contenti sono i viaggiatori che abitano nell'Interland. In molti casi, con il nuovo sistema, spendono di meno. Un campo di girasoli messo a disposizione da una famiglia di agricoltori per aiutare l'antica chiesa della Brughiera di Bareggio. La vendita dei fiori servirà alla raccolta fondi per il restauro. Avete sentito dai titoli una storia drammatica che ci arriva dalle aule di Palazzo di Giustizia di Milano, dove una giovane mamma ha patteggiato 3 anni di reclusione per una terribile punizione che aveva inferto al figlioletto di 5 anni. Lo aveva ripetutamente ustionato con il ferro da stiro. È stata condannata a 3 anni la donna che nel dicembre 2018, per punire il figlio, gli aveva inflitto 11 bruciature con il ferro da stiro. La colpa del piccolo di 5 anni sarebbe stata quella di essere tornato a casa con i pantaloni strappati. Così poco è bastato per far scattare la madre, una giovane 27enne di origine marocchina, che al ritorno del figlio in casa lo ha fatto sdraiare sul tavolo e, trattenendolo con la forza, gli ha inflitto 11 bruciature con il ferro da stiro. Per queste lesioni gravi la 27enne ha patteggiato 3 anni di pena. Interrogata, la madre non è riuscita a dare alcuna spiegazione logica per quanto ha fatto. Da un lato la donna avrebbe negato di aver subito maltrattamenti simili quando era bambina, dall'altro ha spiegato in modo molto vago come fosse sotto stress all'epoca di quella tremenda punizione nei confronti del figlio. La relazione con il padre del bambino, anch'egli di nazionalità marocchina, è finita poco tempo fa, quando l'uomo li aveva cacciati di casa e si era trasferito in Germania. L'attuale compagno della donna era presente in casa nel momento in cui lei torturava il figlio. Per questo la procura ha deciso di indagare anche lui. Tornano ad essere protagonisti i componenti della baby gang di Abbiategrasso, perlomeno uno dei componenti, un 19enne che era stato messo ai domiciliari, è evaso. Insieme ai 2 complici ha rapinato e accoltellato un ragazzino di 15 anni. Nemmeno gli arresti, in questo caso domiciliari, fermano la ormai nota baby gang di Abbiategrasso. Uno dei componenti, a marzo finito agli arresti insieme ad altri nell'operazione messa a segno dai carabinieri, infatti venerdì pomeriggio è evaso e insieme ad altri 2 componenti ha rapinato sotto la minaccia di un coltello un 15enne, mandandolo persino all'ospedale. Tutto è accaduto venerdì pomeriggio. Uno dei componenti della baby gang, molti dei quali residenti nelle case popolari di Abbiategrasso, un 19enne, pur essendo agli arresti di domiciliari, insieme ad altri 2 soggetti, una minorenne di 16 anni con precedenti di polizia e un 18enne nulla facente pregiudicato, in via Giotto, sotto la minaccia di un coltello usando la violenza, fermano un ragazzo di 15 anni portandogli via il cellulare e una somma di denaro pari a 50 euro, non senza aver usato il coltello con il quale hanno ferito la vittima all'avambraccio e alla spalla, tanto da dover essere trasportato all'ospedale di Magenta in codice giallo per le dovute medicazioni. Mentre uno dei 3, il 19enne ai domiciliari, nello scappare dopo la rapina e attraversare la strada, è stato investito da un'automobile in transito. Scatta dunque l'indagine dei militari di Abbiategrasso e della sezione radiomobile, che sono riusciti così poche ore dopo a rintracciare il 19enne presso la propria abitazione, bisognoso di cure a seguito dell'incidente avuto. Medicato presso l'ospedale San Carlo di Milano, il giovane è stato quindi portato nel carcere di Pavia per il reato di lesioni e rapina. Ci spostiamo a Sesto San Giovanni per un omicidio maturato all'interno di una coppia molto anziana. Lui, malato di demenza senile, 93 anni, ha ucciso la moglie per gelosia, anche se ovviamente le condizioni dell'uomo sono ancora tutte da verificare.
Era sul balcone e si emozionava perché essendo che non poteva venire più giù a fare quattro chiacchiere o a bere il caffè. L'ha uccisa per gelosia, una gelosia probabilmente esaltata da una lunga malattia e dalla paura di ritrovarsi improvvisamente senza la sua compagna di vita in una casa di riposo. Vasco Bombatti ha colpito la moglie Luciana Bonzanini dalla sedia a rotelle usando l'unica arma a sua disposizione, il poggiapiedi della carrozzina. Lui 93 anni, da tempo malato di demenza senile, lei 90. Erano insieme da sempre e vivevano in questa palazzina di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. L'anziano ha ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità confessando di aver litigato con la donna che gli aveva appena comunicato l'intenzione di portarlo in una casa di riposo, ma è stata la gelosia a spingerlo a compiere un gesto simile. Era convinto che la donna potesse riallacciare in questa maniera una relazione extraconiugale e allora ha raccontato ai carabinieri di aver chiesto alla coniuge di aiutarlo a coricarsi sul letto e, approfittando di un suo attimo di distrazione, di averla colpita al volto e alla testa. È stato uno dei figli della coppia a trovare il cadavere della madre e il padre in stato di shock con lo sguardo che vagava nel vuoto con ancora tra le mani il poggiapiedi insanguinato. Prima che si ammalasse passava sempre in bicicletta, a piedi, tornava verso le 11 per l'orario del pranzo che la moglie rimaneva in casa a fargli da mangiare, per cui erano una coppia molto affiatata. Da molto tempo non esce di casa. Ogni tanto mandiamo la pizza, chiama qua al ristorante, mandiamo la pizza. La moglie era troppo anziana per prendersi cura del 93enne. La famiglia aveva assunto una badante per aiutare entrambi, che però ieri era di riposo. La parola in tutti i sensi, però ci fa capire anche il problema a livello sociale. Chi ha un anziano in casa davvero cosa può passare, insomma. Dovrebbe far riflettere un po' tutti, ecco. Cambiamo argomento. Di nascondigli per la droga gli spacciatori ne trovano sempre e di nuovi. Non si è rivelato particolarmente ingegnoso quello attuato da due spacciatori che in Viale Monza utilizzavano come deposito dello stupefacente un'auto parcheggiata in sosta, parcheggiata sempre nello stesso punto. La polizia li ha tenuto d'occhio e ha scoperto questo. Un rifugio segreto per custodire la droga l'avevano nascosta nelle bocchette di areazione dell'auto, pensando così di farla franca. E invece due italiani pregiudicati di 58 e 52 anni sono stati scoperti e arrestati dalla polizia. Ad insospettire gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano, la notizia di un'autovettura parcheggiata nella zona nord della città che quotidianamente veniva aperta e chiusa più volte in un giorno da parte di due uomini in scooter. Dalle prime indagini i poliziotti hanno accertato che la vettura fosse intestata a una donna rumena residente nella provincia di Venezia. Non sono serviti molti appostamenti vicino all'auto per capire che nel loro atteggiamento ci fosse qualcosa di sospetto. Uno dei due uomini che prelevava dal vano serbatoio le chiavi del veicolo apriva il baule posteriore, mentre il secondo rimaneva a pochi metri di distanza a fare da palo. Gli agenti della squadra mobile hanno subito fermato i due italiani e a seguito di perquisizione del veicolo hanno rinvenuto e sequestrato circa 27 kg di hashish, 1,6 kg di marijuana, circa 70 grammi di cocaina e una pistola. Nell'autovettura inoltre c'erano degli spazi ricavati all'interno delle bocchette di areazione e dietro il display del cruscotto utilizzati per nascondere la pistola e la droga. Un tassista è stato minacciato da un suo passeggero che non voleva pagare la corsa. È successo all'alba di domenica a Milano. Un 25enne di origine sudamericana ha fermato un taxi chiedendo di essere condotto a Firenze, la città nella quale vive. Dopo pochi chilometri ha cominciato a dire al tassista che non avrebbe pagato la corsa e lo ha minacciato. Nel tragitto il taxi ha incrociato un posto di controllo dei carabinieri in Viale Liguria. Alla vista dei militari il tassista ha fermato la macchina ed è scappato verso le divise. I carabinieri hanno poi arrestato il 25enne. Tante volte, soprattutto nelle ultime settimane, vi abbiamo raccontato di problemi di sicurezza nel piazzale antistante la stazione centrale di Milano. Ebbene, la giunta comunale sta pensando a un progetto di riqualificazione dell'area. L'idea è un parco giochi dove possano entrare soltanto i bambini.
Palazzo Marino propone l'idea di realizzare un giardino per bambini ai piedi della stazione centrale di Milano, dove oggi trova spazio il degrado. Al posto di piccole aiuole, pianticelle, spazi verdi inutilizzati, fermate di taxi e autobus per gli aeroporti in piazza Luigi di Savoia, potrebbe esserci un giardino per bambini. Si tratterebbe di una grande area solo per loro, recintata e con accesso riservato ed esclusivo. Il comune vuole riqualificare quella zona e dentro al maxi progetto Cantiere Centrale, l'assessore all'urbanistica Pier Francesco Maran fa un passo in avanti. In questo luogo serve un'iniziativa importante. Vogliamo cambiare la fruizione delle piazze che circondano la stazione e portare i piccoli in un posto spesso riconosciuto come inadatto, se non inaccessibile, per il quartiere può essere l'inizio di un percorso di riscatto. Il modello da cui si parte è quello dei giardini della Villa Reale, in una versione più ridotta, ma che funzionerà con lo stesso principio. Entrano soltanto i bambini, in via Palestro l'accesso è riservato ai minori di 12 anni, con il nonno, la mamma o l'adulto che li accompagna. Tutto sorvegliato e scandito da regole ben definite. Siamo consapevoli, chiarisce Maran, dei problemi della zona e l'idea si inserisce in un contesto dove le forze dell'ordine fanno il loro lavoro sulla sicurezza e dove insieme a grandi stazioni si cerca di dare un'identità nuova alle piazze con l'arrivo di diversi spazi commerciali. L'area interessata è a fianco del lato est della stazione, dove oggi c'è una bella fontana a secco da tempo. Sul tavolo, per riconvertire quell'area verde, ora terra di nessuno, ci sono 300.000 euro di contributi aggiuntivi che, in base ad una convenzione tra Palazzo Marino e grandi stazioni, che sarà presto siglata per la realizzazione del mercato centrale di piazza 4 Novembre, saranno utilizzati per interventi sulle aree pubbliche di piazza Luigi di Savoia. Una notizia di politica che riguarda Magenta: la giunta comunale perde un pezzo. L'assessore Rocco Morabito ha infatti lasciato l'incarico. Motivi personali, questa la motivazione che appunto Rocco Morabito, fino a poche ore fa assessore alla famiglia e alla protezione civile nella giunta di Magenta, guidata da Chiara Calati, ha poi ufficializzato le proprie dimissioni. La voce di appunto un possibile lascito circolava già da qualche giorno. Questa mattina è arrivata l'ufficializzazione da parte di Morabito dell'intenzione di lasciare l'incarico. Oggi è stata la prima giornata con il biglietto ordinario dell'ATM a 2 euro. Abbiamo raccolto qualche impressione fra i viaggiatori che nella stragrande maggioranza approvano la scelta perché è combinata con riduzioni tariffarie per chi arriva da più lontano. Non ce l'aspettavamo, siamo arrivati a comprarlo e ci siamo trovati così. Stamattina c'era ancora qualcuno che non sapeva dell'aumento del ticket e davanti alla richiesta di pagamento di 2 euro è rimasto un momento disorientato. Da gente che non lo sapeva, qualcuno veniva a arrabbiare, qualcuno no, qualcuno lo sapeva che costava 2 euro. La signorina per esempio lo sa che oggi costa 2 euro il biglietto? Sì, lo sapevo, grazie a mio fratello. Tanti altri che invece la data del 15 luglio se l'erano segnata sull'agenda e sono arrivati in metropolitana preparati. Ha dovuto comprare quello da 2 euro? Sì. Lo sapeva? Sapeva. Okay, è d'accordo comunque? Sì, certo. Il giorno del debutto è arrivato e già trascorso senza alcun problema. ATM ha messo in campo una squadra potenziata per l'occasione, nuove mappe e una nuova segnaletica informativa. Mi sembra normale, dopo tanti anni che era fermo. Da 1,50 a 2 euro la corsa singola su metro, bus e tram, biglietto valido in un'area più estesa anche nei 21 comuni limitrofi per un massimo di 90 minuti. Ho preso per andare a Gestate. Okay. Che quanto hai pagato? 3,20. E prima costava? Non mi ricordo, 3,40 mi sembra. Ah, ok, meno quindi. Sì. Quindi conviene per te. Il carnet passerà da 13,80 centesimi a 18 euro, il giornaliero da 4,50 centesimi a 7 euro, il settimanale da 11,3 a 17 euro, il mensile da 35 a 39. Che se facciamo l'area C fra il treno e la metropolitana forse risparmiamo per andare in centro. Ma ci sono anche buone notizie, tra cui la gratuità per under 14 e over 65 e l'abbonamento annuale che rimane congelato al prezzo di 330 euro. Agevolazioni poi per disoccupati e famiglie con almeno 3 figli a carico. Per me mi sa che va bene, perché adesso posso andare
a Cologno, poi mi allungano le uscite. Sa. I vecchi biglietti inoltre saranno validi per altri 90 giorni. Però mi è arrivata la mail del sindaco questa mattina che spiegava insomma la cosa e devo dire che insomma la mail secondo me era ben fatta. Con una lettera aperta, il sindaco Giuseppe Sala ha accompagnato i milanesi in questa rivoluzione. Guardare avanti, puntare a un futuro migliore, più equo e più rispettoso dell'ambiente, questi sono gli obiettivi che ci siamo preposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere di sindaco, ha scritto il primo cittadino, che promette ogni euro che incasseremo in più si tradurrà, e questo è il mio impegno, in qualità del nostro sistema. Secondo me i servizi a Milano funzionano molto bene, devo dire, io sono soddisfatta, sì, come poche città in Italia. Sono passati 25 anni da un fatto di cronaca che sconvolse davvero tutta Italia. Il 14 luglio del 1994 un'esplosione alla casa di riposo di Motta Visconti provocò 28 morti. E in questo anniversario si è svolta come ogni anno la commemorazione in quella che poi adesso è la nuova sede della casa di riposo del piccolo centro del Milanese. Vediamo le immagini. Anche la situazione complicata di questa memoria che ancora pesa sulla vita del vostro paese diventa un'occasione di grazia, un'occasione di sguardo alla bontà di Dio, alla nostra capacità di prenderci cura gli uni degli altri. Così il vicario generale della diocesi di Milano, Monsignor Francesco Agnesi, si è rivolto ai cittadini e ospiti della casa di riposo di Motta Visconti durante la messa commemorativa della strage che ha investito la struttura e tutta la comunità mottese 25 anni fa. Un evento che ha lasciato un segno indelebile nella comunità mottese, dove hanno perso la vita 28 persone. Ogni anno, da 25 anni a questa parte, purtroppo siamo qui a ricordare la tragedia che ha colpito la nostra casa di riposo. Era una mattinata appunto di luglio, il 14 luglio, faceva molto caldo, i nostri ospiti erano in refezione. Da alcuni giorni si stava lavorando, da tre giorni esattamente, era il quarto giorno, si stava lavorando per asportare dei liquami che si erano formati per la rottura di una fognatura. Era molti mesi che questa fognatura era rotta, ma purtroppo non si poteva intervenire perché l'amministrazione comunale prima aveva dei vincoli molto severi, doveva fare un progetto, mandare l'Oreco, doveva essere valutato. Nel frattempo c'erano stati degli arresti e quindi le dimissioni dell'allora amministrazione De Giovanni. Purtroppo questa lungaggine ha ritardato moltissimo questo intervento, è stata un po' la causa di quello che è accaduto. È stato un evento veramente tragico per tutto il paese. Una strage che poteva essere evitata o che si sarebbe voluto evitare. Oggi, come amministrazione comunale, sono qui a chiedere nuovamente perdono a queste vittime, a queste persone deboli e fragili che la nostra comunità non ha saputo proteggere. Non si è fatto tutto il possibile per far sì che questo non accadesse e come sempre non si è in questo caso non si è riusciti a proteggere nel modo corretto queste persone. Quindi come amministrazione comunale che allora aveva in gestione la struttura mi sembra doveroso chiedere perdono a queste vittime. Si è tenuta oggi pomeriggio la cerimonia di inaugurazione dei nuovi poliambulatori dell'ospedale di Magenta. Al taglio del nastro, accanto al direttore generale della SST Ovest Milanese, erano presenti l'assessore welfare di Regione Lombardia, il sindaco di Magenta e un folto gruppo di rappresentanti delle istituzioni locali e di associazioni. Per la realizzazione del nuovo reparto si è proceduto a una completa ristrutturazione del piano primo dell'edificio P. Il costo di 600.000 euro è stato interamente finanziato da Regione Lombardia. Sono operativi 32 laboratori, 19 dedicati a specialità chirurgiche e 13 a specialità mediche. Il nuovo polo ambulatoriale riunisce le due vecchie sedi del Corpo F e del secondo piano. La Lombardia punta sempre di più sulle eccellenze enogastronomiche e oggi in regione c'è stata una vera e propria passerella del meglio del Made in Lombardy.
The Best in Lombardy è il grande evento estivo organizzato da Gambero Rosso con il patrocinio della Regione Lombardia, che propone percorsi di degustazioni, food and wine, seminari e show cooking. Protagoniste alcune delle migliori espressioni del panorama del food and wine lombardo e nazionale. In un'unica imperdibile giornata, ognuno ha potuto svolgere il proprio percorso tra i banchi d'assaggio alla scoperta di vini, salumi, insaccati, formaggi e molte altre specialità italiane. Una premiazione importante perché anche in questo campo la nostra regione è all'avanguardia per la produzione dei cibi e all'avanguardia per gli chef che interpretano i cibi, e sono tutti sinceramente a tu che noi utilizziamo per essere ancora più attrattivi, per aumentare l'affluenza turistica. E durante il convegno Agri-Food and Travel è stata presentata e premiata la guida Milano il meglio della Lombardia 2020 del Gambero Rosso. Milano dunque non è solo la capitale della moda e del design, ma è la città del food, per la qualità dei ristoranti, la varietà, per il numero e per gli chef famosi che aprono i loro locali sotto le guglie della Madonnina. All'interno della nuova guida Milano 2020 sono presenti circa 1200 indirizzi e un centinaio di novità tra locali top e ristoranti pop, enoteche, cocktail bar, indirizzi di tradizione, non solo meneghina, e suggestioni etniche. Insomma, il food ha rimescolato le carte della Milano da bere e l'ha letteralmente trasformata nella Milano da mangiare. Sempre all'avanguardia, in fatto di mode passeggere o destinate a restare, la metropoli della Madonnina ha saputo guadagnarsi lo status di capitale italiana del food per innumerevoli motivi. Una bella storia che arriva da Bareggio. C'è da ristrutturare un'antica chiesa, la chiesa della Brughiera, e allora degli agricoltori hanno messo a disposizione un campo di girasoli che si possono raccogliere, dalla cui vendita poi si ricaveranno dei soldi per finanziare i lavori. Un bene che risale alla fine del 400 è un luogo sacro che vale la pena di essere recuperato. Parliamo della chiesa della Brughiera di Bareggio, dove più di un anno fa è partita una raccolta fondi per il restauro. Ci sono dei dipinti nella parte absidale che sono molto antichi e quindi vale la pena di salvare. C'è stato un comitato del quartiere della Brughiera che si è organizzato, ha fatto fare un programma di restauro. Per il restauro la spesa è di circa 80.000 euro, la raccolta fondi è stata iniziata un anno fa e quindi adesso dovremmo essere oltre 10.000 euro raccolti per questa finalità. Questa chiesetta è uno dei monumenti più antichi della nostra zona, quindi vale la pena salvaguardarla. A sostegno della causa è partita la vendita di girasoli. Chi vuole potrà andare in via Montegrappa e raccogliere il suo girasole dietro versamento di un'offerta libera che servirà a finanziare il restauro della chiesetta. Un'iniziativa resa possibile dai bareggesi Pedroli e Ciccone, proprietari di un terreno dove hanno seminato i girasoli. Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa con il nostro campo qui a Bareggio. Abbiamo piantato i girasoli perché il girasole è un fiore, diciamo così, solare, e per aiutare un po' la raccolta dei fondi per il restauro della nostra chiesetta qui della Brughiera. La chiesetta è molto antica, ha bisogno di raccolta di fondi, e quindi ci sembrava un'iniziativa un po' particolare e speriamo che i cittadini aderiscano e vengano in questi giorni a raccogliere il proprio girasole e fare una piccola offerta. Speriamo che i cittadini di Bareggio vengano per aiutare appunto il finanziamento della chiesetta e che si rendano partecipi di questa iniziativa. L'obiettivo è di restaurare gli affreschi quattrocenteschi presenti all'interno della chiesa, nella speranza che all'appello risponda anche la regione. In questi mesi è aperto un bando regionale per i beni ecclesiastici per il restauro conservativo, a cui noi parteciperemo. Io sarò da supporto come comune alla chiesa, alla parrocchia in questo caso, e ai vari cittadini che stanno collaborando per la realizzazione del bando. Il bando regionale copre il 50% delle spese e quindi la parrocchia avvia e supporta queste attività collaterali per la raccolta dei fondi per coprire l'altro 50%. Era l'ultimo servizio per l'edizione Milano, adesso il meteo, poi ci ritroveremo per l'edizione Pavia.